Allora, intanto grazie per offrirci questa opportunità, non soltanto di essere presenti, ci saremmo stati comunque, ma per avere come interlocutori sicuramente gli esperti del settore, ma anche le famiglie, le associazioni, le persone che vivono casomai costantemente quella che viene definita una grande problematica, quella di avere casomai in famiglia una situazione con, di figli, di pazienti, di genitori, con un problema di salute mentale. Sono problemi che voi ci dite, casomai non si possono risolvere da un punto di vista fisico, ma sicuramente si possono risolvere da un punto di vista relazionale, attraverso quello che avete messo in campo, attraverso anche l'informazione, questa settimana che coinvolge non soltanto i professionisti del settore, qui ce ne sono parecchi con una grande esperienza, quindi trasferiranno a chi ci sta ascoltando sicuramente la loro esperienza, ma è importantissimo che siano presenti anche le associazioni dei familiari, degli utenti e di chi ha la necessità di sentirsi, tra virgolette, protetto non soltanto dalla sanità ma dai servizi sociali, dalle persone che fanno parte di un contesto umano. È importante la sensibilità non soltanto delle persone che lavorano ma anche delle istituzioni, della politica, della società comune, del mondo della scuola. È tutta una partecipazione, facciamo parte tutti di una comunità e quindi i momenti difficili è importante che siano condivisi, non sono soltanto parole, perché spesso quando ci si trova in questi incontri ognuno di noi dice la propria opinione, la propria, e poi esce fuori, non dico che delle cose ci si dimentica, ma non devono essere soltanto parole, devono essere riflessioni importanti che portino tutti a riflettere e ad uscire di qui dopo questa settimana di salute mentale. Non deve essere soltanto una settimana di riflessione, ma un momento di coinvolgimento di tutti che deve andare avanti tutto l'anno per il corso della vita. Dottor Starace, forse sono stata troppo lunga in questa mia introduzione, vorrei dare la parola naturalmente agli esperti, a quelli che sono qui, ma come diciamo dobbiamo tutti collaborare e partecipare, quindi questa io la considero più che una presenza, una collaborazione diretta. Sei d'accordo? Assolutamente.